Se io voglio scrivere un romanzo dove i protagonisti, i personaggi che voglio inserire nella storia sono in realtà dei personaggi di romanzi storici, classici, già conosciuti dai lettori, come posso fare? Cioè posso prendere in prestito un personaggio che non ho creato io per scrivere una storia nuova, per scrivere una storia dove la trama è completamente sconvolta? A questa domanda io rispondo spesso con un esempio pratico, un esempio di un romanzo che è uscito l'anno scorso e che è molto carino, da cui è stato già tratto anche un film, e che ha come protagonista Sherlock Holmes. Sherlock Holmes 40 anni dopo, quindi uno Sherlock Holmes invecchiato. Il romanzo si intitola Mr. Holmes ed è stato scritto da Mitch Cullen, che è uno scrittore che ha all'attivo una serie di romanzi di tutto rispetto. Come mai questo scrittore è riuscito e ha deciso di utilizzare un personaggio uscito dalla penna di Sir Arthur Conan Doyle e quindi ha deciso di prendere in prestito Sherlock Holmes, perché è così come l'abbiamo conosciamo, l'abbiamo sempre visto, ovviamente invecchiato di 40 anni, quindi ha delle prerogative, delle caratteristiche diverse dallo Sherlock Holmes statico e fisicamente giovane che abbiamo conosciuto nella versione originale. Come mai gli è venuta questa idea? Di solito è una profonda ammirazione per i personaggi che spinge degli scrittori contemporanei a ricreare, a ridare ai lettori una storia di quei personaggi. Sherlock Holmes è uno di quei personaggi talmente interessanti che tra trasposizioni cinematografiche, serie TV riadattate e letteratura, molti di noi sentono la mancanza dopo aver finito tutti i romanzi di Sir Arthur Conan Doyle. Adesso come faccio di nuovo a godere del personaggio Sherlock Holmes? Ed ecco che nascono quelle che vengono definite in America fan fiction, cioè delle storie diverse dove scritte dai fan, in primis infatti uno che scrive di un personaggio di un altro scrittore famoso è un fan sfegatato di quel personaggio, prendono in prestito il personaggio, lo trasformano e lo inseriscono in un mondo narrativo, in una storia, in una trama diversa, e scrivono quindi tutta un'altra storia, prendendo però in prestito un qualcosa che non hanno creato loro, non è frutto della loro creatività. Come si fa quando uno scrittore decide, un aspirante scrittore decide di scrivere una storia prendendo in prestito un qualcosa che non ha prodotto lui, non è intellettualmente unico, non è una cosa partorita dalla sua mente? Quali sono i passi da seguire per tutelarsi? La prima cosa che ti voglio spiegare è questa. Di solito le fanfiction nascono come metodo per mostrare il proprio apprezzamento, quella storia ci è piaciuta al punto tale come fan che desideriamo scriverne un pezzo, farne parte, quindi prendiamo una storia, prendiamo un mondo narrativo e aggiungiamo un tassello, quindi è un modo per esprimere un certo tipo di ammirazione nei confronti dello scrittore o della scrittrice che hanno dato vita e hanno creato quel mondo narrativo. Di solito le fanfiction non vengono scritte per lucrare sulla storia, quindi spesso sono infatti delle storielle o dei singoli episodi, delle scene che vengono lasciate su un blog personale, quasi sempre su un blog, pubblicamente fruibili, leggibili da tutti, e nessuno ci guadagna nulla. La prima cosa che devi capire e comprendere è: voglio lucrare sulla storia che sto per creare oppure no? Se la risposta è no, non hai nessun tipo di problema. Se il creatore, all'autore di quella particolare storia da cui tu trai ispirazione, non dà fastidio essere copiato, meglio per te, non avrai nessun tipo di segnalazione e aggiungerai un tassello ulteriore alla storia, al mondo narrativo dell'autore di partenza che ha creato tutto il mondo che tu ami così tanto. Caso numero due invece: vuoi lucrare sulla storia, quindi vuoi prendere in prestito un personaggio in particolare e inserirlo nel tuo romanzo. Come si fa? Beh, qui ci sono due strade percorribili. Entrambe sono strade molto difficili e per questo motivo inizio subito col sottolineare che io non sono né un avvocato né una specialista in diritti d'autore e di copyright, quindi i consigli che ti do sono legati al buon senso. Il primo consiglio è che se vuoi lucrare su una storia, su un personaggio che non hai creato tu con la tua mente e la tua creatività, devi considerare quanto tempo è passato dalla creazione di quel personaggio, sono passati un tot di anni che svincolano quella storia dal diritto sul copyright, quindi tutti possono guadagnare da quella particolare storia, da quel particolare personaggio. Se sì, ti basterà scrivere una storia originale, ovviamente non deve essere una copia sputata di quello che è il prodotto originale iniziale, e trovarti una casa editrice con i fiocchi che riesca a inserire la tua narrazione, il tuo romanzo in una gabbia legale inattaccabile, e quindi faccia in modo che tu non abbia nessun tipo
di ripercussione economica o citazione in giudizio per esserti appropriato di un qualcosa che non ti appartiene. Se invece sei una persona che non vuole essere pubblicato da una casa editrice perché preferisci l'autopubblicazione, è assolutamente necessario che tu, prima di autopubblicare il romanzo, che parte sempre da un'idea non tua, quindi creativamente parte da un'idea di qualcun altro che sta sfruttando la sua immagine, la sua idea per il romanzo, devi per forza di cose farti assistere da un legale. Devi costruire, se non lo fa una casa editrice per te, una cabina attaccabile, devi pagare ciò che c'è da pagare, chiedere i dovuti permessi e evitare di compiere delle azioni che possano danneggiare o te e quindi la tua storia di conseguenza, oppure degli eredi, delle persone che continuano a maturare dei diritti d'autore sul personaggio, sulla storia che hai deciso di inglobare nella tua.